del match, il primo test amichevole della squadra biancorossa con l'ASD Sottocastello, diversi gol già nel primo tempo. Vediamo con la grafica e con la regia le formazioni scelte da Castori per quanto riguarda il primo e il secondo tempo. In gol Melchiorri nel primo tempo due volte in questo test amichevole. Si è giocato peraltro senza casacca, quindi praticamente una sorta di partita quasi in famiglia. Comunque il Perugia ha schierato nel primo tempo con il 3-5-2 con Cicinzola tra i pali e poi la formazione di partenza con Angori, Angella, Sgarbi, Dell'Orco, Burrai, Quallo, Giudice, Giunti, Melchiorri, Olivieri in avanti. Completamente poi stravolta la formazione nel secondo tempo del Grifo con Moro, Silva, Curado, Righetti, Ciccioni, Guion, Dembélé, Onisenko, Lunghi, Vano, Iannoni che ha appena raggiunto il Perugia dopo l'ufficialità dell'acquisto operato dalla società del presidente Massimiliano Santopadre, è arrivato dall'Ancona Matelica, Iannoni. A Iannoni si aggiungeranno Casasola e Vulkic nei prossimi giorni, la prossima settimana sarà quella delle ufficialità di altri due arrivi. In gol dunque Kwan, Angori, doppietta di Melchiorri, Giunti, Olivieri, Angella, questo per quanto riguarda il parziale del primo tempo della gara iniziata alle 18 a Pieve di Cadore, dopo appena una giornata di lavoro, già il primo test amichevole per i Grifoni. Tra poco torneremo ancora sull'amichevole contro l'ASD Sottocastello da parte del Perugia. Adesso andiamo a vedere la clip pubblicata dal Perugia Calcio, le prime ore del ritiro, compresa chiaramente la partenza di ieri da Perugia per Pieve di Cadore, Perugia che si prepara alla nuova stagione 2022-2023. Allora, questa clip della CI Perugia Calcio per i primi giorni di questo ritiro iniziato ieri a Pieve di Cadore del Perugia in preparazione al prossimo campionato di Serie B. Torniamo a vedere allora alcuni momenti dell'amichevole, la prima di questa fase di preparazione alla stagione del Perugia. Ecco qui i giocatori di Castori, vedete
tra l'altro si giocava senza magliette ufficiali, davvero una sorta di partita di allenamento in famiglia, con due formazioni completamente diverse, schierate da Castori, improntate sul 3-5-2, e con le reti di Mecchiori, doppietta per Mecchiori, è andato ancora in gol Kwan. Per l'ennesima volta con la regia facciamo rivedere anche le due formazioni scelte dal tecnico Fabrizio Castori per questo primo test amichevole. Cicizzola, che deve ancora capire quale sarà il suo destino dopo il pressing del Parma. Per il momento il portiere argentino si allena con il Perugia e può essere davvero una perla di mercato per il Perugia nelle prossime settimane. Angori, Angela, Sgarbi, Dell'Orco, Burrai, Quandro, Giudice, Giunti, Melchiorri, Olivieri, la formazione scelta per il primo tempo. Poi nel secondo tempo, girando le sostituzioni, ha trovato spazio anche il centrocampista Iannoni, l'attaccante Vano, altro giocatore in partenza. Di Melchiorri possiamo dire molto, nel senso che intanto l'attaccante biancorosso si è mosso molto bene, ha segnato due gol, ha giocato una buona stagione alla SPAL, potrebbe partire, così come potrebbe essere una valida alternativa, tenendo conto che il DS Giannitti la prossima settimana chiuderà per almeno una punta, ma sono due gli attaccanti che il Perugia prenderà prima della fine del mercato, mercato che peraltro è appena iniziato dal 2 luglio ufficialmente, quindi il Perugia lavorerà molto sul reparto offensivo per dare a Castori almeno due attaccanti comunque di ottima struttura fisica per fare da punto di riferimento proprio nel reparto offensivo, così come verrà preso un altro centrocampista, e dobbiamo tener conto poi di quelle che saranno le offerte concrete che arriveranno eventualmente per Sgarbi. Su Sgarbi aveva messo gli occhi l'Udinese già nelle settimane scorse e non nasconde un interesse anche la Cremonese di Alvini. Questi marcatori della prima parte del match, questo primo test amichevole dei Grifoni, qua Angori e poi doppietta di Mecchiori, in rete anche Giunti, il giovane Giunti, e poi Olivieri in rete, l'altro attaccante a disposizione di Castori, che è rimasto quest'anno dopo l'ottima mezza stagione giocata l'anno scorso con il Perugia, e poi capitano Angela. Proprio alla fine del primo tempo c'è stato spazio anche per il gol di Angela. Questo il bilancio parziale del primo test amichevole del Grifo. Nel corso del primo tempo, con i gol di Kwan, Angori, doppietta di Melchiorri e poi ancora Giunti, Olivieri e Angela, capitano Angela, che ha chiuso le marcature nel primo tempo. Nel secondo tempo, al 16° in gol Guion, naturalmente punteggio parziale che poi andremo a commentare domani con i nostri servizi per la prima uscita amichevole. Come vedete, insomma, una partita giocata anche senza le magliette ufficiali, le casacche ufficiali a parte del Grifo, e qui ci proiettiamo con queste immagini proprio a Pieve di Cadore sul campo d'allenamento del Grifo di Castori per questo primo test quasi in famiglia, possiamo dire, con la SD Sottocastello, ma è stato proprio un test d'allenamento con due formazioni completamente diverse scelte da Castori, in cui si è messo in luce Melchiorri nel primo tempo con Olivieri.